il fischio e parte anche Guida, il tiro e gol, Taranto in vantaggio qui a Monopoli, minuto numero 21. Rolando Sime riprova la conclusione, poi Starita e gol, il pareggio del Monopoli. Parte la battuta di Simeri e la palla in rete, 2-1 per il Monopoli. Ad Starita, è solo Starita, il tiro e gol, e sono 4. Visto Sunas, il tiro e gol. Catanzaro in vantaggio, che scambia il tiro e gol, e sono 2. Biasci, il tiro e sono 3. 3-0. Ha visto il taglio di Ercolano. Ercolano, gran parata e poi sotto porta. Arriva il gol del 2-1 della Turris. Cipos, attenzione, Andre, il tiro e gol. Pallone tagliato e colpo di testa con l'1-0. Lancio di Papa per Faella, deve uscire Vannucchi. Faella colpisce e segna Faella il gol del 2-0. Rientra sul sinistro e calcia Fornito. Che gol! Giuseppe Fornito vince la Gelmison, la sua prima storica vittoria in Serie C. Monopoli batte Taranto 4-1. Titoli di coda per questo match, vince la Turris 2-1. Catanzaro che si pone 3-0 qui allo Iacone. Che Maria crossava da Pindaro, Pindaro batte il destro e trova un gol bellissimo. Michele Guida! Vittoria consecutiva per gli ionici. Finisce qui il Giuliano e spugna lo Iacovone, vince la formazione di Raffaele di Napoli per 1-0. Palla buona per Esposito ed è il 2-1 del Picerno. Il Taranto conquista 3 punti fondamentali, batte la Viterbese 2-1. C'è più tempo, l'arbitro dice che può bastare. La Virtus Francavilla si aggiudica il derby contro il Taranto con il punteggio di 3-0. Murano, limite dell'aria, Murano, palla sul mancino! 4-0 Avellino! Passivo oltremodo importante per il Taranto. Che
che scambia ancora Enian, il tiro e gol, e sono 3-0 per la Virtus Francavilla. Parte il cross di Mazza, la palla che è all'interno dell'area di rigore, e il colpo di testa e il gol di Mattia Santolini. Taranto in vantaggio. Ancora Antonini può tentare la botta, alla fine chiede la sfera a Mastromona perché la mette in mezzo a Tomazzini, e il gol. Taranto in vantaggio 2-1. Quasi finale riuscito per il Taranto. Taranto che può ripartire, situazione intrigante, 2-1, ancora Guida, Ferrara, il tiro, Mastromona con la conclusione, ancora Mastromona con il tiro, la parata, attacco che rimane vivo, il tiro, e la palla che non entra. Adriano invece va a pennellare dalla parte opposta della zona di Evangelisti, poi il colpo di testa di Manetta al 34esimo minuto, la sblocca il Taranto. C'è più tempo, la partita finisce qui 0-0 tra Taranto e Turris. Ma fischia tre volte il signor Bonaccina, fine dei giochi allo stadio degli Ulivi. Termina dunque 0-0 questo derby pugliese. L'arbitro dice che può bastare così, finisce ancora una volta 0-0 al Ricomone. Applausi per i rossoneri. Foggia ha battuto il Taranto con un 1-2 sul finire del primo tempo. Ma l'arbitro dice che può passare così. Il Taranto rompe il digiuno di vittorie che durava dallo scorso 18 di dicembre. Batte 1-0 in Latina grazie alla Nete a 2 minuti dal 90esimo, siglata da Antonio Boccadamo. Non c'è tempo, finisce 0-0. Punticino per il Taranto, non riesce a vincere invece la Juve Stabia di Pokeci. Termina la partita, l'arbitro dice che può bastare così. Taranto e Cerignola si dividono la posta 0-0 qui allo Iacomone. Che l'arbitro finisce così, vince il Potenza di Misura, il gol di Salvatore Caturano. Nel finale un giallo perché il Taranto chiedeva il gol su un calcio di punizione di Labriola. Dopo 94 minuti di gioco, Tigrotti e Ionici si dividono la posta in palio, e il primo pareggio in assoluto in Campania tra i professionisti, tra le due formazioni. Terzo segno X consecutivo per il Giuliano, decimo punto stagionale in trasferta per i pugliesi. Il Picerno si aggiudica il match dello Iacomone per 1-0 per il Taranto, una sconfitta che interrompe una serie positiva interna e una serie positiva anche di clean sheet interni. Finisce 0-0 con il Taranto, che è stato più pericoloso della Viterbese, ma che anche oggi non trova il gol. Manetta, Tomazzini all'interno dell'area di rigore, Tomazzini, è il gol del Taranto, si sblocca il Taranto. Tomazzini, il tiro e la palla in rete, Taranto in vantaggio. Tomazzini, solo Tomazzini, il tiro e il gol, Taranto in vantaggio 2-1 per il Taranto. Thank you.
andare così. Vince Ivan così tanto per 1-0. L'azione Boccadamo che la recupera dall'altra parte. E poi c'è il gol del Taranto. Taranto in vantaggio. Colpo di testa e gol. 2-0 di Fulco.